tutte ragazze, sono Raffaella Scaringella, sui social mi conoscete come Raffaella Snails e faccio parte del team creator della Nail Art Extreme Academy. Nell'info box vi lascio tutti i nostri canali social in modo tale se avete voglia potete seguirci. Oggi vedremo insieme il baby boomer in acrygel, una tecnica che negli ultimi anni è entrata nel cuore di tutte, semplice, versatile ed effetto. Vediamo subito insieme di cosa avremo bisogno per poterlo realizzare. Una base ad alta aderenza, acrygel di una tonalità bianco coprente, acrygel di una tonalità nude, lima, bastoncino d'arancio e pads, soluzione per acrygel, pennello acrygel, finish lucido senza dispersione. Perfetto, possiamo passare ora alla parte pratica. Dopo aver effettuato la preparazione della lamina ungueale, vado ad applicare uno strato sottile di base, massaggiandolo con il pennello e polimerizzo. Senza rimuovere lo strato di dispersione, vado ad applicare acrygel. Prelevo quindi una piccola quantità di prodotto e la lascio tutta tra la nail form e il margine libero dell'unghia. Intingo poi il pennello nel liquido apposito per facilitare la modellazione del prodotto. Scarico l'eccesso su un pad e inizio a modellare l'acrygel per realizzare la forma desiderata. In questo caso andremo a realizzare una mandorla, quindi mi assicuro di coprire bene il vallo laterale e faccio la stessa cosa anche dall'altro lato, rendendo l'unghia già simmetrica. Con il corpo del pennello mi tiro poi tutto il prodotto fino alla punta, quindi fino a raggiungere la lunghezza che desidero. Continuo poi cercando di sfumare il prodotto quanto più possibile verso il giro cuticola. Una volta soddisfatta del risultato, vado in lampada, effettuo la pinzatura e continuo la polimerizzazione. Continuo ora con la parte del cover. Prelevo quindi un'altra quantità di prodotto e la vado a lasciare nella prima parte dell'unghia. Andrò quindi a ripetere tutti i passaggi precedenti. Intingo il pennello nel liquido, scarico l'eccesso sul pad e inizio a modellare acrygel. Vado a gestire il prodotto nel giro cuticola. Porto davvero pochissimo prodotto e cerco di essere già molto precisa, evitando che il prodotto sbavi nel giro cuticola. Continuo coprendo i valli laterali sia da un lato che dall'altro, portandomi poi anche il prodotto in punta. Ovviamente l'obiettivo sarà quello di sfumare il prodotto cercando di passare gradatamente da una nuance all'altra senza evidenti stacchi di colore. Una volta soddisfatta procedo con la polimerizzazione, rimuovo la nail form, lo strato di dispersione e procedo con la limatura. Rifinisco la forma dell'unghia con la lima, rispettando ovviamente lo schema di limatura e i corretti parametri della forma. Vado a rimuovere tutta la polvere di limatura e procedo con il sigillante. Sigillo il tutto con un finish senza dispersione in modo tale da ottenere un lucidissimo effetto specchio. Ed ecco qui il risultato finale. Bene ragazze, il tutorial volge al termine. Spero che questo video vi sia piaciuto e di essere stata il più chiara possibile, ma per qualsiasi domanda potete contattarci sui nostri canali social. A presto con un prossimo video!